In questo problema di Parodio Stili Mochi Onori, POMO, problema numero 81, pagina 112, c'è un tubo di Kunth, ma all'interno del tubo, oltre naturalmente all'aria, c'è anche un'asta di metallo fissata al centro e con questo tubo di Kunth si può misurare la velocità del suono non solo nell'aria, ma anche in questo mezzo materiale, per esempio nel metallo che costituisce l'asta. Facendo oscillare, l'asta, in modo che l'asta sollecitata produca l'armonica fondamentale. Dunque, se ho capito bene, c'è un altoparlante qua davanti che genera onde stazionarie nell'aria, ma non solo nell'aria, ma genera onde stazionarie anche nell'asta, facendola oscillare in questo modo. Qui c'è il nodo, poi l'antinodo sta agli estremi, per cui l'asta oscilla verso l'alto, poi piano piano si appiattisce, poi oscilla in basso. Non mi è ben chiaro come un altoparlante che produce onde sonore longitudinali all'interno dell'aria nel tubo possa far oscillare l'asta in alto e in basso. Comunque, questo dal momento che la pressione dell'aria agisce orizzontalmente, quindi non capisco come fa l'asta a essere spinta verticalmente. Comunque, la stessa frequenza che genera le onde stazionarie nell'aria genera anche l'onda stazionaria fondamentale, l'armonica fondamentale nell'asta di metallo. Come si fa quindi a misurare la velocità del suono nell'asta di metallo? Si confronta la distanza dei nodi tra i nodi nell'onda sonora. Questi sono i punti nodali, quindi la distanza tra i nodi è 5 centimetri. La si confronta con in pratica la lunghezza d'onda dell'armonica fondamentale alla quale oscilla l'asta di metallo, sapendo che il tubo e l'asta sono lunghi 1 metro. Qui credo che non sia la velocità di oscillazione, ma la velocità del suono nell'asta. Questo è lo svolgimento dove ho fatto il disegno del tubo di Kunth. Questi sono nodi e antinodi nell'aria. Qui naturalmente c'è l'altoparlante che emette la frequenza F. Questa frequenza rappresenta una delle armoniche risonanti dell'aria, sicuramente non l'armonica fondamentale, perché vediamo che l'onda stazionaria nell'aria non ha un solo antinodo, ma ne ha un certo numero. Io adesso qua per esempio ne ho inventati 10, quindi io ho disegnato la decima armonica, ma non è importante quanti ne sono, chiamiamoli N. Quindi questa frequenza è una delle frequenze risonanti per l'aria, è la frequenza ennesima. Sappiamo già che la distanza fra due antinodi o fra due nodi è mezza lunghezza d'onda, 5 cm è mezza lunghezza d'onda per l'aria, quindi vuol dire che la lunghezza d'onda di quest'onda stazionaria in aria è 10 cm, quindi 1/10 di metro. E si tratta della ennesima armonica risonante. Naturalmente in questo disegno queste oscillazioni dell'aria non si intendono oscillazioni trasversali, come sappiamo, ma sono invece le oscillazioni della pressione dell'aria, quindi le sovra e le sottopressioni. Mentre invece nei nodi la pressione dell'aria non cambia mai ed è uguale alla pressione atmosferica, come anche alle estremità del tubo. Quindi in questa fotografia qua per esempio c'è una zona nell'aria di sovrappressione, qua di sottopressione e così via. Ora, sapendo che la lunghezza d'onda ennesima, cioè di questa ennesima onda stazionaria in aria, è 1/10 di metro, e conoscendo anche la velocità del suono in aria V, possiamo calcolare la frequenza emessa dall'altoparlante, cioè questa frequenza ennesima. Noi non sappiamo quale armonica è, ma possiamo calcolare la frequenza con la formula inversa della velocità delle onde. Ricordiamo che per velocità delle onde, anche nel caso di onde stazionarie, si intendono le onde progressive e regressive che vanno avanti e indietro e che con la loro sovrapposizione danno l'onda stazionaria. Quindi calcoliamo la frequenza dell'onda sonora armonica emessa dal microfono. Con la formula inversa troviamo 3400 Hz. Non era necessario eseguire questo calcolo, dopo vedremo infatti che se ne può fare a meno. Comunque, riassumendo fin qui, l'altoparlante emette onde sonore armoniche di 3400 Hz, genera un'onda stazionaria nell'aria interna al tubo. Quest'onda stazionaria ha una lunghezza d'onda di 1/10 di metro, 10 centimetri. Ora passiamo però all'analisi anche di quello che fa l'asta di metallo. Questa frequenza da 3400 Hz fa oscillare anche l'asta di metallo nella sua armonica fondamentale.
con un nodo al centro e due antinodi all'estremità. Trattandosi dell'armonica fondamentale, vuol dire che il tubo lungo un metro corrisponde a mezza lunghezza d'onda. La lunghezza d'onda, stiamo parlando dell'onda nel metallo, è lunga 2 metri, 2L. Ora, quello che si riferisce all'asta di metallo l'ho colorato in rosso e ho messo l'apice. Quello che si riferisce all'aria è di colore nero e non c'è l'apice. Qui nel disegno si vede che la lunghezza del tubo corrisponde a metà della lunghezza d'onda fondamentale del metallo. Mentre invece qui avevo disegnato metà dell'ennesima lunghezza d'onda dell'aria, 5 cm. Se andiamo a fare il rapporto tra le lunghezze d'onda, la fondamentale del metallo diviso l'ennesima dell'aria, abbiamo 2 metri diviso un decimo di metro, 2 metri diviso 10 cm. E quindi è un rapporto pari a 20, vuol dire che la lunghezza d'onda fondamentale dell'oscillazione del metallo è 20 volte più lunga dell'oscillazione ennesima dell'aria all'interno del tubo. Ora che conosciamo la lunghezza d'onda dell'armonica fondamentale nel metallo, 2 metri, lambda 1', e conosciamo anche la frequenza di oscillazione dell'asta, che è sempre 3400 Hz, possiamo calcolare direttamente la velocità del suono, quindi dell'onda meccanica, nel metallo. Basta moltiplicare questi 2 metri per i 3400 Hz e troviamo 6800 metri al secondo, cioè 6,8 km al secondo, una velocità molto alta. Ma del resto sappiamo che nei metalli la velocità delle onde meccaniche è alta, è dell'ordine dei chilometri al secondo. Del resto è anche intuitivo che abbiamo trovato una velocità nel metallo più alta rispetto che nell'aria, perché proprio in virtù della più grande velocità dell'onda sonora, proprio per questo la lunghezza d'onda, quindi la distanza fra due fronti d'onda, è maggiore nel metallo piuttosto che nell'aria. Infatti sappiamo che se in un mezzo materiale le onde si propagano lentamente, i fronti d'onda viaggiano ravvicinati tra loro. Se invece in un mezzo materiale come il metallo le onde sonore si propagano velocemente, a parità di frequenza, quindi numero di fronti d'onda emessi al secondo, questi fronti d'onda si distanzieranno tra loro l'uno rispetto all'altro di più, perché camminano più velocemente. Infine volevo far vedere che il calcolo della frequenza a 3400 Hz non era necessario. Infatti basta scrivere due volte la velocità, la formula della velocità delle onde sonore o meccaniche, sia nel caso dell'asta di metallo, che questa l'abbiamo appena vista, che nel caso dell'onda sonora in aria, cioè quest'onda armonica, quest'onda stazionaria in aria è formata da onde armoniche progressive e regressive, l'ennesima armonica, e la velocità con cui si muovono queste onde armoniche avanti e indietro si calcola lambda per f, calcolate però con l'ennesima armonica. Ricaviamo quindi da queste due formule la frequenza dell'armonica fondamentale nel metallo F1' e la frequenza dell'ennesima armonica in aria Fn, e si tratta della stessa frequenza. Immaginiamo anche di non aver calcolato il valore 3400 Hz, però è quel valore lì, cioè è la stessa frequenza. Quindi la frequenza ennesima, l'ennesima armonica in aria, ha la stessa frequenza di oscillazione dell'asta di metallo, Fn uguale F1'. Quindi a questo punto si possono confrontare i membri a destra, quindi questo rapporto V' su lambda 1' è uguale al rapporto V su lambda n, essendo uguali le frequenze, è la stessa frequenza. Quindi dall'uguaglianza delle frequenze otteniamo l'uguaglianza di questi rapporti. L'incognita è V', la velocità dell'onda meccanica nel metallo, formula inversa, è uguale alla velocità dell'onda sonora in aria per il rapporto tra le lunghezze d'onda. Ma questo rapporto l'avevamo calcolato prima, è pari a 20. Quindi nel metallo la velocità di propagazione dell'onda meccanica è 20 volte quella che nell'aria. E quindi è 20 volte 340 metri al secondo, riotteniamo i 680 km al secondo. Questo del resto è logico, perché il motivo per cui l'onda è 20 volte più lunga nel metallo, quindi lambda 1 è 20 volte la lunghezza d'onda dell'aria,
È proprio perché la velocità dell'onda che si propaga nel metallo è 20 volte maggiore, cioè l'onda corre 20 volte più veloce. Per questo i fronti d'onda si distanziano tra loro 20 volte di più.